Lo puoi trovare allo sbocco della Valle del Fersina. Si abbevera nelle acque blu del lago di Caldonazzo e viene sovrastato dalle mura antiche del suo castello. Ovviamente sto parlando di Pergine Valsugana, un borgo rinascimentale di 20.000 abitanti a pochi chilometri da Trento. Da qui parte la strada per il Passo Mangen, appartenente alla catena del Lago Rai e uno dei più celebri passi dolomitici del Giro d'Italia. Affrontiamolo insieme ad un giovane ciclista professionista, Nicola Conci, che su queste strade è cresciuto e vi si allena tuttora in vista delle prossime gare. Stiamo parlando di una salita di 23 km di lunghezza, quindi veramente molto molto lunga. Presenta pendenze molto importanti, soprattutto negli ultimi chilometri. Il dislivello è ben superiore ai 1500 metri. Si parte dal fondovalle di Borgo Valsugana e si arriva agli oltre 2000 metri del passo. Siamo pronti, andiamo! Ci siamo lasciati alle spalle l'abitato di Pergine Valsugana e ora stiamo per pedalare sulla ciclabile del lago di Caldonazzo, una ciclabile veramente molto interessante e bellissima a livello paesaggistico, tutta in pianura, quindi non c'è problema per nessuno. Gli sport che si possono fare in questa valle sono veramente tanti, perché oltre alla bicicletta si può fare una bella escursione in montagna, il lago permette di farsi un bel bagno l'estate, e c'è anche chi osa un po' di più facendo parapendio. I luoghi che mi hanno permesso di crescere in questo sport sono veramente tanti. Mi sono sempre allenato appunto qua in Valsugana e le salite che ho sempre affrontato più volentieri, diciamo, sono la Val dei Mocheni, il Menador e la salita di Vetriolo. Salite toste che mi hanno permesso di crescere a livello sportivo e innamorarmi sempre di più di queste montagne. Quando mi alleno penso a tantissime cose. Quando ho bisogno di un po' di grinta, principalmente penso alle gare e penso al fare bene in corsa. Solitamente un allenamento va dalle 4 alle 7 ore. Ci sono diversi tipi di allenamenti, in cui si allena l'intensità, quelli in cui si allena invece la forza e quelli invece dove c'è bisogno di pedalare tante ore per mettere chilometri nelle gambe. Ovviamente ci sono anche giorni tranquilli, perché è sempre importante ricordare che è nel momento in cui si recupera e si riposa che viene assimilato l'allenamento. Mi piace sempre uscire e viaggiare per andare alle gare. Ci sono veramente tanti bei posti al mondo. Ho avuto la fortuna di vederne diversi, però insomma quando si torna a casa, appunto essendo il posto in cui sono nato, ha sicuramente un valore speciale per me. Mancheranno circa 18 km al passo. Dislivello molto importante, ben oltre 1500 metri. La pendenza ora è poco superiore al 6%. Ci sono dei tratti in cui spiana un po' la strada, anche dopo qualche chilometro di salita. Negli ultimi 6 km invece la pendenza è sempre sopra l'8, quindi sono veramente pendenze importanti da affrontare col giusto rapporto. Ho sempre amato correre in questi posti, non a caso uno dei più bei ricordi che ho rimane la Coppa d'Oro, una corsa bellissima dagli allievi. Vincere una corsa così importante in mezzo agli amici e familiari è un qualcosa che mi porterò sempre con me. Per dare il massimo a livello mentale bisogna veramente concentrarsi. Nei momenti prima della corsa sono importanti e questo vale soprattutto nelle corse contro il tempo. Nel cronometro si corre contro se stessi. Si pensa magari anche alle curve che ci sono nel cronometro, alla salita che c'è in gara, quanto è lunga.
ci si chiude proprio in se stessi, magari con la musica, 100% concentrati sulla gara. Correre un grande evento come il Giro sarà sicuramente una specie di rinascita per tutto il paese. Il mio desiderio è quello di finire la stagione contento di me stesso, il che vuol dire già tanto. Io correrò per un compagno di squadra con un nome importante, il calibro di Vincenzo Nibali, un corridore che ha scritto la storia del ciclismo italiano, quindi sarò più che onorato di dare il massimo per lui. Ed eccoci qui, arrivati ai 2042 metri di quota del Passo Mangen, unica strada in asfalto che attraversa questa bellissima catena montuosa. Adesso, dopo le fatiche del Mangen, mi concedo una piccola sosta qui al passo e andremo a mangiare qualcosa di buono, qualche specialità del posto.